Non c'è nulla da festeggiare, questa l'amara riflessione del segretario generale della CGIL Arturo Sessa alla vigilia del 1° maggio. Il lavoro che non c'è sembra essere diventato una questione marginale, non esiste, denuncia Sessa, alcuna strategia industriale, le aziende artigiane sono senza un vero e proprio sostentamento, non esiste una seria politica di contrasto al lavoro nero e il lavoro si sta trasformando in modo graduale in una nuova forma di schiavitù. È nella parola festa che la semantica della festa che io, come dire, troverei da ridire. C'è poco da festeggiare, questo è evidente. Cade nel 70° della strage di Porta della Ginestra. Il nostro motto è lavoro, due punti, le radici, il futuro. Ecco, in questo motto si racchiude l'azione del sindacato confederale. E allora non parlerei di festa, ma parlerei di impegno sociale il 1° maggio. Di partecipazione per difendere quei valori che con il sacrificio dei compagni e delle compagne trucidate a Portella della Ginestra, ecco, hanno dato a noi altri la possibilità poi di godere di un ordinamento più favorevole a tutela e posto a tutela del mondo del lavoro. Oggi, se vogliamo guardare per davvero al futuro, dobbiamo riscoprire quei valori, dobbiamo riaffermarli, certo modificandoli, adeguandoli alla realtà, ma lo spirito del valore, della difesa, del lavoro in quanto tale deve essere, come dire, rilanciato, perché c'è stato un attacco inusitato da parte dei governi che si sono succeduti nel nostro paese.